If the brain can affect your sleep and death present with us, then there is no stop complaining about life and about the purpose of our lives. Un aspetto essenziale delle tradizioni antiche, comprese quelle cosiddette primitive, è l'idea che durante il sonno l'anima si separi dal corpo e si metta a vagare. Questo vagare dell'anima significa che la sua logica non procede linearmente per passi successivi e che la sua attenzione non si fissa sugli scopi del giorno. È il sonno, infatti, come già aveva mostrato Eraclito, a consentirci di uscire dal mondo e a entrare in contatto con i morti. E ciascun sogno è un esercizio per imparare a entrare nel mondo infinito. Caro Carrelli, ho preso una decisione che era ormai inevitabile. Non vi è in essa un solo granello di egoismo, ma mi rendo conto delle noie che la mia improvvisa scomparsa potrà procurare a te e agli studenti. Anche per questo ti prego di perdonarmi, ma soprattutto per aver deluso tutta la fiducia, la sincera amicizia e la simpatia che mi hai dimostrato in questi mesi. Ti prego di ricordarmi a coloro che ho imparato a conoscere ed apprezzare nel tuo istituto, dei quali tutti conserverò un caro ricordo almeno fino alle 11 di questa sera e possibilmente anche dopo. Tuo